Lei pensa che quindi questa sia stata un'uscita in funzione anche un po' della campagna elettorale che proprio in questo momento... La correggo, non un po', esclusivamente in funzione della campagna elettorale. Su questo non mi sembra che ci siano dubbi, ma fa niente, poi ci chiariremo tante cose. Presidente, le chiediamo un commento su quanto riferito da Maiorino. Ma guardi, mi stupisce, speravo sulla base delle affermazioni da lui fatte che si sarebbe trattata di una campagna elettorale fondata sui contenuti. Si fonda ancora invece sulla diffamazione, va bene, ne prendiamo assolutamente atto, prendiamo atto delle dimenticanze che sono state contenute nel servizio, per esempio laddove non si ricorda che sotto controllo era clinicamente, guarda caso, ci si è dimenticati che c'era scritto ma non è stato letto, ci si dimentica che proprio in quei giorni c'erano due sindaci importantissimi, un segretario politico di un partito importantissimo che fa riferimento a Maiorino, che dicevano che bisogna andare a cena, che bisognava prendere gli aperitivi, che bisognava abbracciarci, che bisognava stare insieme. Sono delle dimenticanze, come anche il fatto che, guarda caso, il redattore di questa relazione della procura è diventato senatore del PD. Ma sono anche quelle casualità che non è compito mio dover commentare. Ma nel merito della mail a cui fa riferimento anche il quotidiano Domani, quindi A me non si scrive quel piccolo dettaglio che non era, era sotto controllo clinicamente, che vuole dire che c'era la diffusione del virus ma che gli ospedali non erano ancora sotto pressione, quindi clinicamente la situazione era sotto controllo. Chiaro che se ci ancora si non si sapeva se ci si dimentica di una piccola parola fondamentale, è chiaro che poi si può dare l'interpretazione, ma questa è la buona fede di tanti suoi colleghi.